devi fare la brava, tu hai capito? Fai la brava, mettetemi in fila una mollichella a te, un altro mollichella a te, tu ce l'hai avuto, fa bravo, pum! Uè, Nardi, e che fai a cadere prima a te? E che amai, se te capigli a fritto! Ma che fai con questi mollichelli per mano? E che fa, ramma c'è fumico, faccio un po' di terra! Un Pasquale, vedete questi formichelli che stanno qua a te? Guardate, appena gli butti una mollichella, loro subito vi ringrazio. Grazie, guardate! Guarda, grazie a te, sentite, sentite! Poi appena io scioscio, loro mi bestemmiano. E poi amo l'edizione divina! Amo l'edizione divina! Onorito, quello questo qua non è il suo piccolo, no? È il segreto del Padre Eterno. Te lo ragiono. Pure in questi paesi il Padre Eterno prima manda una brancata di mollichella e poi qualche sciusciata, altre volte, pure qualche sputazzata, fa bravo! Voi dite buon Nardio, e te proprio pure qualche sputazzata. Madonna, mi stuagliano, ma fa impressione! Ma mi era primo posto, no? Donna Armanduccio rinunciare, sta passando un brutto momento. Tutto paese può frullare se Donna Armanduccio una vergine sposerà. A sposa, a una cavera e blusa. Che cosa? A bellissimo viaggio! Ma che stava che fuorisce! Però che mi boh, che cosa non sei? Chi non comincia a volare con la fantasia? E la fantasia è con Magometta. Vola, vola e poi si straccia. Vola, vola e poi si straccia! Vola, vola e poi si straccia! Pasqualino! Mamma mia! Pasqualino! Pasqualino! Questo è un aspettante andato a San Giacchino con Sciroscia Romana. Vuoi entrare o no? Non te lo ricordi che bisogna accendere tutte le candele per il culto, no? Donori, piano piano, calmo calmo. Quello pure il Padre Eterno per fare il mondo ci mise 7 giorni. E io ti rongo 7 cavi se ti faccio arrivare subito innanzi a San Giacchino e poi vedi! Voi avete preso una fissazione malevola addosso a me. Poi stamattina, dopo all'altare, durante la messa, mi avete fatto un cazziatone che mi avete distrutto, disintegrato! La coppa all'altare ti facevo un cazziatone, tutto al più ti potevo fare una partaccia! Una partaccia? Voi appena avete visto che nell'ambolla del vino c'erano solo 2 dita di vino, mi avete fatto uno sguardo fulminante e cazziante che tutte le persone che erano a chiesa che non aspettavano altro si sono girate da parte mia e mi guardavano fisso fisso come a dire: Briaco, ti hai bevuto tutto il vino, che pozza la cifra. Ecco, una guardata è successo sto poco, apri da Pasquali e che tu tieni una lunga con le paglia. Ma qua con le paglia? Quella la verità è che voi ci rimanete male. Se la mattina non vi facete un calice bello, chine vino, dicimme cose come stanno. Questo ciarlatano mo fa pasta pure per prevedere un briacone, ma vira cosa ti dico, come te lo dico, o prossimo sacrestana ha da essere sordomuto. E pure c'è qua. Sordomuto! E pure c'è qua. Mutus! C'è qua da essere o sacrestana mutus. Dobbiamo portare i fiori alla Madonnina. È niente di una Madonnina. E a chi? Ma dillo. Ah, San Gaetano, è vero, sì. E pure a Santa Rita, certo. Tutti quanti ti dicono. E i fiori che non vendiamo li mettiamo al cimitero. Dovete mettere la messa per i nostri genitori! Ah! Devo far dire la messa e non vi preoccupate!
mo vado lì e ce lo scrivo subito nell'agenda di donna Rissi che l'era un po' zavanuta, così quello si ricorda. Ah, ti che sì. Tata, ma che? Io potrei dare una cosa a tu. Ma, non mandù tutti la data. Tic-tac. Ah, tic-tac, non mandù. Forse in giornata esce. Ah! Che bella notizia, me l'hai senduto, mamma mia. Mamma, mi tanto! Eppure era finuta. Io mi ricordo quando questa qua parlava. E che lo fino a paura. Lo cavallo si sbizza retta innanzi a essa. Non ha lucca nemmeno, eh. A tanto non parli più. Essa fa l'arte che mani. E sono diventata a voce sola. Vabbè, non ti piglia cose, ci vuole poche pazienze, quella sempre tua sorella è. Ui, ma vedi che si fiori, chiamo Vicenzello e ci faccio mettere un coppa all'ardano, non c'è la madonna, come dice Picarello, il canno, ui, Vicenzella, vieni qua, vedi questi fiori e mettili davanti all'altare. Ma Pasqua, ma ieri l'altare non ci arriva. Hai ragione, non ti preoccupare, ma vengo lì. E metti in brinda un bucalo, dai, se tu metti davanti alla Madonnina. E che pazienza ce l'ho? Uffa! Ma che? Ok, vicino a me. In luogo pubblico. E perché? A chi li state mandando questi baci? Ai santi della chiesa. Però guardatemi, la chiesa sta di là, eh. Ma nonno, mi comincia, scusatemi, mi sto cozzando la nera. Mammina, come sta mammina? Mammina, tutto bene, ringraziando nostro signore. A proposito, adesso quanti anni tiene mammina? Ma no, come sa, non si dice. Dice mammina che se la gente viene a sapere l'età che tiene, la prende l'occhio amore di sopra. Addirittura. Comunque io oggi vi porto la buona novella. Bene! E mi raccomando, siete la prima persona del paese che lo sa acqua in bocca. Va bene. Oggi esce dal carcere il mastro vostro. Ma non dico più già. Dicete una cosa, ma è vero sto fatto che si dice in giro, ma oggi esce a farci una con Armandù. Ma come? Io appena l'ho finito di dire, questo già lo sa. È proprio in questo momento è venuto il commissario a portarci la lieta notizia. Esultate, finalmente Don Armandino nostro torna. Sì. Io non ho mai creduto che fosse colpevole. No. Anzi, un bravo uomo, timorato di Dio, casa, bottega e chiesa. Eppure è stato scambiato per un crudele assassino. Commissario, pensate che io per il sorresso ho preso le cerevelle ho preso. Bene, in verità la colpa è stata anche un pochino anche vostra. Voi appena vedeste la foto del presunto assassino diceste subito senza esitare, lui, è vero che sono due gocce d'acqua, ma voi veramente pensavate all'epoca che il mastro vostro fosse colpevole?
La vostra testimonianza è stata decisiva e schiacciante. Commissario, ma quello fu un rapporto con me. Mi volevano arrestare e se mi arrestavano, io come facevo con mammina? Come facevo? Vabbè, comunque l'importante è che oggi esce. Però mi raccomando, è molto provato para San Luigi. Ci vediamo più tardi. Grazie, commissario, commissario. Piano, quale volta tu qua ci lasci le vene? Che ho fatto, commissario? Correte subito in caserma, c'è stata una telefonata per voi. Vabbè, la guaglia, che cosa volete? Non lo so. Vabbè, commissario, mi ha detto, o lo vado a chiamare, sono corso lungo il corso per arrivare da voi, tutto corso, commissario. La guaglia ha detto che richiamò. Non lo so. Commissario, che ti chiamavo, quello sta al telefono, sta aspettando. Ma io non lo so, ogni giorno mi fai una novità. Ma è possibile? Commissario, scusate, ma come avete detto voi? Che non ci dobbiamo intrattenerci al telefono e che dovete rispondere solo voi? E io cosa ho fatto? Ma dico io, quello alla caserma sta lontana da qua un chilometro e quello sta aspettando al telefono. Andiamo in stazione, forza! Andiamo a prendere il treno, andiamo a fare un bel posto di blocco. Bene. Metto tutti e due sopra i binari. E quando vedete da lontano il treno, alzate la paletta. Bene. Però mi raccomando, non vi muovete. Ma commissario, scusate, ma io poi voglio la medaglia. Quando me la date la medaglia? Quando ti sparo. La consegno personalmente. Grazie commissario. Grazie assai. Ma raga, sono spassa, meno male che chi sei in un paese tranquillo! Dico come la torno qui, come non si capisce lì? Non essere tutto qua, non ti mangi mancare di casa! Comunque sono proprio contenta che oggi non andare in duccia e lasciare carcere! E ce l'ho preparato pure i portogalli! Dalla risco! Hai che sempre chiamato portuale, non credi di portogalli? Amma bella! Quella donna è stile la mamma del paese e quindi fra una parte e un'altra prende le creature con le mani e le notizie con le orecchie. Si mette sempre la capa fresca, mettete sempre in mezzo che noi levatrici siamo giuccetti. Don Mimì, buongiorno. Buongiorno. Prima da vostra mamma, vuole sapere cosa state facendo, che faccia avete, con chi state parlando? Che manetti di mammina, tutto bene, che l'ovetto l'ho preso. Ha ragione mammina, sai, sta sciupando. Che non ci vuole l'ovetto fresco pama tu? Nel cestino ho pure l'aranciatella e le fette biscottate per mettere una supponda fino a mezzogiorno. Marietta, di mammina che appena suona il 12° con il rintocco della campana di mezzogiorno sarò a casa. Buono! Mi raccomando, facite un presto e siete puntuale, se no mammina mi azzellisce. Quando viene Mimì? Quando viene Nonnil? Statevi bene, io vorrò da mammina. Grazie! Cammina, non ti opporre. Ti ho detto che devi venire al lavoro con me. Non voglio sentire ragioni. Perché tanto se capite che io di te non mi posso fidare. Oh, sei geloso e possessivo. Ma come si può fare? Con una farmacia avviatissima che avevamo al centro di Napoli per la tua gelosia, mi hai portato qua, su questo cucuzzolo di montagna. Ma lo vuoi capire o no che ti sei sposata una santa? Santa! Bocca mia fa la signora, in un paese come il nostro è arrivato sta capinera per tutto il sole. Santa, moglie e poi dei paesi tuoi, ma culata mia! Che è stato? Don Eduardo, mi è caduta la mutanda, ma è stata la mutanda. E non me l'alza la mutanda, donna sì, ho problema, sono in molle. Perché la molla col tempo s'ammolla. Non è la molla che molla, è la mulletta che non è tosta. Oggi avrei trovato la mulletta piuttosto. La mulletta, mia. Pensiamo a cose serie. Dunque, Don Mimì, come stanno i fatti? Come stanno? Per uno scambio di persone hanno arrestato a Don Armando Giacosta. Tale quale, sono identici. È arrivato il notiziario. Diteci, fateci sentire. Allora, mogliere, ma aperta a bancarello. Vieni, subito. Minna bottona di sistema di giusto un bottoncino. Ma è mai possibile che stai sempre tutto infuocato? E si capisce, facendo, ma nessuno riesce a rinfrescarmi. È caduta la mutanda. Questo è un paese collinare, l'aria è fresca. Ho problemi, ho posto che tonite e bambatta.
Donna Ersilia, donna Ersilia, ma voi questa mattina non avete parti da andare a prendere, no? No. Ah, no? Donna Lua, ma perché non entrate in chiesa dalla porta della sacrestia? Quando ci sta un venticello che entra dalla porticella, voi vi sedete là e rinfrescate sana sana. Ezio! Io mi metto a mugliare una risposta in da chiesa, non mi scala, ci dobbiamo fare sì. Avimmo fatto amore per 10 compleanni. Popolo capriccio, tu mi hai lasciata dicendo che non ero degna di te. Non ti merito più, ma vediamo Gianni Morandi, ma vediamo. E adesso al tuo fianco è la donna che ti merita. Mi stongo facendo chiatta chiatta. Sì, perché lo sapeva? Sì, sì. Donna Luana, quello rogetto a ciondolo che avete portato l'altro giorno è pronto quando volete passare a prendere. E quando gli hai portato l'orologetto? Ma come, da sola? E fammi capire come stavi vestito! Il tenente Sheridan in azione! Dovete stare tranquilli, perché vostra moglie, donna tua, venne vestita come una morta, così, attaccata fino a qua. Immaginate che noi da lontano nemmeno l'avevamo riconosciuta! E poi, state tranquilli, perché a vostra moglie la rispettiamo tutti! Edoardo, ma lo vuoi capire o no che sono una donna onesta? E non riesce a comprare il mancato nulla, ottomano! Ma l'ottomano io ce l'ho, ma sì, dopo venite alla bottega che tengo tutto pronto, ciondolo compreso! Ehi, non mi scappa piacere, e chiamma Bri! Domini, non vi preoccupate, l'orologetto lo vengo a prendere io come più volete, tardi. Come volete, Movarim, e venne l'idraulico, e se lo vede lei? Venne l'oceometra, e se lo vede lei? Ui, ve lo sfardista, e se lo vede lei? Ve lo sardiniera, e se lo fa lei? Io volevo dire che voi avete sposato una donna che non vi fa stare con nessun pensiero in testa. Pensiero non te, ma te cosa sì? È cittadina. Basta, Luana. Adesso va, torna in farmacia e mi raccomando, su Benedetta camicia bottonata fine in canna. Mi metto lo scafandro, ma io vorrei sapere chi è morto che me l'ha lasciato scritto che dovevo passare un guaio del genere. Questa è una bestemmia buttata, non è sì? Voi vi siete scansato un fosso. Meno male che siete chiusi. Dunque, pensiamo alle cose serie. Don Pasquale, come stanno i fatti di Don Armanduccio? Ma soprattutto, esiste questo sosia? E certo che esiste, quelle appurate che esiste la società. Ah, quale società? Ma quale società? Lui ha detto... La società, cioè che esiste il sosia, quello perciò che hanno potuto rilasciare. Ma avete capito? Insomma, in poche parole, no? È stato scagionato perché hanno arrestato il sosio. Arrivate là tu sotto, tu i campani non mi tricano mai. Io sono amico del cappellano del carcere, siamo in contatto tutti i giorni e mi ha detto che Don Armanduccio tiene un sosio delinquente americano, uguale a Is, pittabita. Addirittura mi ha detto che ha visto le fotografie, due gocce d'acqua, è come se fossero frati gemelli. Di lui è che me lo dico a palo, a lui si è cagnato. Ha fruttimento la scienza, che la spiega sta passando a frutto, parlo pure a me. Andiamo a bella, andiamo, finiamola. Ma comunque è vero, Don Armanduccio tiene un sozia. Io non ve l'ho detto. Quello l'hanno arrestato perché c'è il sosia delinquente americano, ma non capite. Ma che sta? Mi raccomando, se esce Donna Aristide, non decide che aveva già contato tutto fatto, altrimenti chi le dice che sono giucisti? No, ma amore di Dio! Tanto tra vammano e sacrestano, poi si sta muovendo. Donna Eduardo, è meglio essere un giucesso, non come certe femmine che non parlano, però fanno le fatte. Donna Silvia, voi quando non volete parlare apertamente, è meglio che non aprite proprio bocca, invece mi fa sturo cottiello. Ma quale cottiello? Io parlavo per sfogo. Rite su paese, voi è l'unico farmacista e io l'unica levatrice. È fatta trasneggia una mezza nuia. Ma va che... Arbeste, ma prima... Ma già spugliato! Vado a prendere Giulia nell'aro, sono saponuta era pure, statevi bene! Statevi bene! Voi tutti quanti a parlare male di mia moglie! Solo perché non ne hai cannatille! Sì, siete dei razzisti! Razzisti, ecco cosa sono!
Ma io già pensavo, sì, ma non la faccio sta manchi giù a rete o bancone. Ah, piglia, e ha chiunto casa lì alla rete, insieme ai gallini, là, la faccio dispensare farmaci, è pure cosa, non mi sei gallini, ma sì. E poi dicono che sono geloso, ma muovere in bagaglio però, Voglio come voi, ma siamo Maruzza e Maruzza, e corno e cacci sempre, e guarda, dopo i No, io non c'ho niente, io di queste cose non ne capisco, e poi so sentire solo a mammina mia, e basta. Mamma mia, ma quando la carne brucia, non ci sta mammina che te, statemi bene, dopo i quando la carne brucia, è quello che si deve ustionare, si deve ustionare la carne. Io per avere più occasioni con donna Nuada ho fatto arrestare il masto mio, ma io convinto della sua innocenza pensavo che il giorno dopo uscisse, invece no, il diavolo ci ha infizzato la coda. Dio mio, perdonami. Vabbè, se mi perdonate mammina, mi perdona pure Gesù. Aspetta, lui non corre che mi fa male lo scarpino. No, che cammina. E va tiene le buone, visto che da nonna si rompe. Sì. Guarda la tua! Ma guarda qua! Da Mimì! Buongiorno! Buongiorno! Dito! Vi abbiamo riportato l'orologio a cucù, non funziona! L'uccello, come esce, si ammuscia! Cacciata! Le cavulezze funzionano! Cacciata, va fuori! E poi a un crollo, poffede! Scusatemi una cosa, ma voi l'altro giorno che l'avete portato avete visto con i vostri occhi che all'uccello funziona! Maga, se non può funzionare! Così pazzo! Veramente, ma a me ogni tanto funzionava! State zitta che l'hai scassato proprio tu! Ramadina sera con l'uccello in mano! Statemi a sentire a me, è inutile che mi appiccicate, facciamo una cosa, io ora vado dentro, lo tengo un'altra giornata in osservazione e poi passate a prenderlo, va bene? Buona giornata! Si sembra tu, ma l'uccello in mano! Ah, e voi state qua, e io a voi aspettavo, ma come? Voi passate vicino alla chiesa e non entrate dentro. Noi teniamo il problema con l'uccello. L'uccello non funziona. E per forza, quello mano a voi, l'uccello, si arruina, no? Scostumate, screanzate, che non siete altro. Ti giudica donna Aristide e vi faccio cacciare. E non mi conviene. Perché quello la domenica sta facendo l'appello dei fedeli. E poi sono tre domeniche che non venite a messa. Mamma, siamo schedate pure in chiesa, e mo come ci giustifichiamo? Darete lui, diceva che stavamo malati! Com'è? E quello vuole il certificato medico! Ma non sei in capo! Oh, succio che bomba rallata, tu la devi smettere di spaventare i miei fedeli, hai capito? Hai pigliato sta chiesa con il teatro, vuole sempre la platea piena! Ma guarda, si nuziate trovare, un facito tanta fumo, che a voi quando la platea è piena, la messa vi viene meglio, ma io dico, ma buio! Allora, donna Aristide, non è vero che fate l'appello! E che ci vuole il certificato medico? Come l'appello? Il certificato medico, ma Tim ci vorrò tanto, guarda che ti dico, Pasquali, che ti faccio se li attacchi a Nanzi e a e poi vedi. E voi, gentili signorine vincitrici, a quanti impegano voi confessate? Oh, madonna mia! Ma sapete, io con noi andiamo a confessarci? Già dicevo, fate l'uccello? E comincia a Natale, ho fatto lo capitano! Andiamo, dentro! Penitenza e fustate! Ma che ne siamo un coppo tra? Don Pasqua, avete notizie di mio fratello? Quel vostro amico dal carcere vi ha mandato notizie! Io da quello che ho saputo pare che in giornata torna a casa! Oh, i santi fanno miracoli! Io mi affido sempre a loro e mi faccio le penitenze e le orazioni. Le penitenze corporali.
e spirituale. Donna Rosalia, ma voi siete troppo severi con voi stessi, troppe penitenze. Io l'altro giorno ho visto che portavate quelle borse così pesanti e mi avete detto che era la spesa, ma a me non mi pareva. Ah, mi conoscete bene, trasportavo mattoni. Mattoni rossi, giusto, per fare un poco di penitenza. E la settimana scorsa, che stavate pieni di scippe, mi avete detto stato in capo. La verità propria è che mi buttai in un rovo di spine, giusto, per fare un poco di penitenza, per sentire le penitenze di Nostro Signore. Sì, ma Nostro Signore, fra le sue penitenze, faceva pure il digiuno, voi no? E come non li faccio? Ma non ci pare. È il Signore che gestisce le mie penitenze. Ma perché non volete cedere? Non mi fa dimagrire. Ma perché non volete cedere alla mia corte spietata? Non mi siete sempre piaciuta. Il demonio! Sta parlando il demonio! Ma quale demonio è demonio? Quello che si storia va avanti dalla scuola elementare. No, i santi non vogliono. Io non voglio. Qua nessuno vuole. Adesso devo aspettare solo che mio fratello esca in libertà e dedicarmi ad altre penitenze e voti. Oggi ho deciso, mi devo mangiare tutti i puparuoli forti e alici salate. Ma non è che l'avete già mangiato, perché altrimenti la penitenza la facciamo noi appena rapita la bocca. Don Pasqua, io non mi sono fatta monaca perché papà buonanima non ha voluto. Adesso sono monaca di casa, sempre sacramentata al Signore. Ah. Queste carne qua sono carne sante e non le posso dare il pasto al primo leone che mi annuncia. Perciò appilatevi il naso e lasciatemi stare. Hai fatto mio! Olio! Sono animati! Olio! Sì. E allora sono olio! 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 Ma che paura! Hai visto? Hai visto? Ci va via dannato che sia donna Aristida. È sempre per colpa tua. Ti sembra giusto? Ma a colpi a me! Uè, belle! A colpi a toi! Perché almeno ti metti in uno specchio a tu trucca! Perché vuoi fare la bambolona fatale con l'ospizia? E tu? Tu che fai? Ti pitto la mousse rossa a me e farà vecchio rogunda. Picchiare, che fai ancora sta finestella? E mi volesse marità? Scorna sta faccia, scorna! Ma qua scorna! Ma qua scorna! Siete una cosa, ma tu ti ricordi quando eravamo figliola? Nessuno ci guardava, facevamo schifo! Mo, cavicchiaia, ci siamo acconciati un poco! E sa che ti dico, che i primi morì o volesse vorrei? Che volesse vorrei? L'uccello che funziona! E poi, non fa Santarella, perché volesse vorrei pure tu! Se la prima che se posso fare a chi lo spizia, con chi lo mostri non sta così, tutto appezzato, tutti chi ne russette, tu ti metti la scuola, sta vecchia luoglia che ci tiene, vecchia e brutta, mamma mia, già così. Mo, passiamo per Nanza a caserva. Non si può mai sapere. Rossetto rosso, 12. Amalia, aspettami! Amalia! È arrivato! È arrivato! È arrivato adesso Don Armanducci, sta qua fuori con la camionetta e la polizia. Uè, Formichella, Formichella, non mi fate perdere la pazienza, altrimenti faccio scatenare l'uragano, ti capito? Ho perduto la pazienza, adesso comincia lo spettacolo, e mo vedete quello che succede, la fantasia è come una cometa, vola, vola e poi si straccia, vola, vola e poi si straccia, Don Armanducci, finalmente, finalmente è arrivato questo, più bello, che buono, dici, finalmente, finalmente! Le mie penitenze hanno avuto frutto, come Brumbis, ma già gli ha buttato in doppio. Donna Rosali, per favore non metti carne a cuocere nel caso di dire. Io già una volta vi direi da un pozzo. Come Santa Maria del Pozzo, che bella penitenza. Per favore, io la voglio bene. Donna Aristide,
Non riuscite a fare che sta tornando il nostro Don Armanduccio? Ma Pasqua, è arrivato, Scusate. Non pare vero, finalmente vengo un paese mio, solo, o cielo azzurro, che emozione, Don Armando, tutto è bene perché finisce bene. E io me ne vado al mio commissariato di Napoli, vi lascio nelle ottime mani del mio collega. E perdonate l'equivoco, ma voi siete due gocce d'acqua col sosio. Io vi saluto e a mai rivederci mai più. Brava, rivederci mai più. State buona, comunque grazie, Madonna mia, questo. Ma sta mia bella! Che piacere vederti, che piacere! Tutti i paesi ti aspettavano! Figurati che i rilogi dentro la vetrinetta si sono fermati nel loro incudo senza arrestare! E noi dobbiamo recuperare tutto il tempo perduto, tutto quello che non abbiamo passato assieme! Bravo, mi bello! Non mi sembra bello! Otto mesi di carcere! Sono mi dovrei scendere tutto questo! Siamo davvero mortificati! C'è stato uno scambio di persone! Il criminale vero è una goccia d'acqua Don Armando. Il socio! E ha compiato, caro amico! Ma come te venete in capo di riconoscere nel criminale la mia persona? Ma tu capisci? Ma quelle furono brutti con me, mi volevano arrestare! E se mi arrestavano come facevo con bambina mia? Come? Ma facevo con perché bambina ancora viva? Sì, è viva! Ma tu hai tuo sangue, tu e bambina! No! Ma tu capisci che per colpa tua non arrestavano il socio? Io venivo qua a base elettrica! Brava, facciamo una bella tavolata, così ci dimentichiamo di tutto, va bene? Commissario, ecco qua, una telefonata per voi. Ma come? Mi hai portato il telefono? Certo, commissario, ecco qua, una telefonata, ecco qua, prego. Cioè, tu vorresti dire che hai preso il telefono dal muro e me l'hai portato qua? Certo, commissario, scusate, voi come diceste l'altra volta che in effetti non dovete rispondere per telefono e che non era bisogno che mi veniva a chiamare. Ma guarda, io scommetto che l'idea è stata tua, è vero? Non lo so! Commissario, vabbè. Vabbè, sentiamo, cosa dicono, avanti. Ah, vabbè. Sentiamo. Pronto? Chi è il telefono? Io sono Nardiello, tu chi sei? Ah, commissario, è Nardiello. Mo Nardiello adesso si mette a chiamare in caserma. Nardiello, scusate, ma che chiamate in caserma? No, non chiamate in caserma, stiamo con capo in mano e mano sono cavato. Ah, pronto? Pedali. Commissario, andate a attaccare, che stranza. Vedi tu, senti, ma è possibile, senti, andiamo in caserma, perché qua in piazza non posso fare quello che veramente ti vorrei fare. Ah, volete dare la medaglia, lo so. Sull'oculo ti do la medaglia. No, rimetto, commissario. Accrudo ti metto la medaglia sul petto. Andiamo prima che ti strafogo col filo del telefono, andiamo! A figlia scende a quattro, vai! Donna Armando! Oh, donna sì! Che storia, mi avete fatto stare in pena! È tornato! Carissimo Donna Armando, che felicità potervi abbracciare! Qui la sedia a Donna Armando! Ecco qua! Adesso marcia via! Voglio chiarire subito una cosa a nome di tutta la collettività, che qua nel paese nessuno mai ha dubitato della vostra onestà. Intanto cose pazze, io ancora non mi raccapaccio. Ma è mai possibile che in coppa la faccia della terra esista un altro uomo tale? Il socio! Perché questo socio è tale quale è anche un delinquente! Don Armando, fatemi dare un vaso! Ma non vedi che sono lo zimbello del paese, no? Don Edoardo, sentite? Voi fatevi i casi vostri. No, problema è vostro se vostra moglie gioca a scopo con tutti. Una vipera siete. A proposito, vi voglio ringraziare a tutti quanti. In primis a Don Pasquale, o sacrestante che si è messo d'accordo con cappellano del carcere e quante cose che ti faccio. A passire, e quei giornaletti mannacciati. Senza voi! E a voi!
A voi, donna Romana, don Edoardo. Grazie per i medicini, i libri e le lettere che mi avete mandato. È tutto l'affetto. E quello sta tutta io, la presa, ecco, è tutta io la mia, che mi ha riempito di fortuna. Grazie, e poi, donne sì. Donne e signore che mi ha riempito di cremi, di unguenti, volevo un capitone in tuo carcere, non ho capito. Grazie assai. Don Armando, voi lo sapete, io ci tenevo, che anche in carcere profumava. Assai. Non è mai puro, mi fumavo, dammi di fumo che le mie, ma le avevo delle zucchero e loro non mannavano. No, Nardi, ma pure a te ho pensato, assai, sì. Perché in cella siamo Natale e formicola. Sì. Ogni tanto lasciavano un pungino e zucchero per terra. Don Armando, pure questa qua, che sta fumicando con il ciuffo. Sta fumicando con il pneumatico, perché tu non c'eri? Non c'è più. Allora Dani, immaginamente un po'. Sì, ma io pensavo sempre che chi lo zucchero non mandava tu tramite e formichelle tu. No, non è, mamma, non erano le formichelle. Era proprio io che ve lo mandavo. Altrimenti è finito che sono con il paterno delle formichelle. O paterno? A proposito di paterno, adesso un Aristide o parrucchiano lo debba parlare assolutissimamente. Ho cominciato a parlare con me la stessa cosa. Un'ultima idea! Speranza è l'ultima a morire, don Armandino. Non sapete quanto ho pregato San Giacchino perché intercedesse col Signore. Papa Fasca giona subito, non avete idea. Donna Aristide, eppure io ho pregato assai il nostro santo a San Giacchino. E pregando c'è San Giacchino. Se sbruglia sta matassa, se mi fa scia in tastuaia, io faccio un voto. Don Armandi, venite in chiesa e Don Aristide saprà come al solito darvi i migliori consigli. Ricordate, io vi saprò dare i migliori consigli. Ma qua consigli è così, fatelo parlare qua, quello deve parlare davanti a tutti, tutti devono sapere il voto. Don Ari, per noi del popolo il voto deve essere popolare, tutti dobbiamo sapere a chi votate. Ecco, mi spiegano una pena. Ma chi vota noi, mi sono candidato, comunque ha ragione. Il mio voto lo debbono sapere tutto qua. E sai messo a dire una cosa, che voto pensate di fare? Per colpa tua, c'è fare una cosa che a me non costa assai. Ma non ci tenete sulle spine, su! Bravo! Devi camminare sulle spine e sui carboni ardenti! Lo salito e non sono voti, sono castighi di una masochista! Io, se faccio i voti, li faccio per il bene di tutti qua! Allora, mi fate i voti di... Io cucca con me che farò un mio castigo! Così mi fate il sorriso! No, non faccio sorriso! Ma per caso volessero fare una missionina? Missionina! Ma conoscendolo bene! E io penso di conoscerlo bene! Don Armando nostro vorrà prendere moglie, visto che non mi ha mai voluto sapere! E che non mi si mangia che adesso non calore! No! Cara don Ersilia, avete quasi indovinato! Come? Tu vuoi sposare? Ma loro veramente pensa a capo, Armanduccio! E tu lo sai benissimo! Io sa tutto quanto che io non mi sposavo e non mi sposo perché pensavo e penso che femmine sono tutto male femmine. Tranne mammini, tranne mammini. No. E su questo fatto mi può rispondere donna Eduardo. Che tu credi che io sono da picciano, non fu con la zanzina. Luana! Tu sei figlia di cubana. Pure mamma di cubana, ma scalica di buona mezza. E come ha fatto la varietà? Tu! Varietà! Stavate dicendo! Io volevo dire che pure voi avevate le stesse perplessità, no? Poi vi siete sposati a donna Luana e avete scoperto che vi siete sposati a una santa! A santa di marciapiedi! Marciapiedi è la parola chiave! È perché sì, io già detto che mi sposo, ma mi ha già sposato una femmina per tutto. Cappuccetto rosso. Giù per tutto. A nonna. Siete tranquilli. Ma già sposato la più grande di tutte le prostitute. No, ma siete sicuri? Sì, questo è buono.
Oh, donna, ma di questo non mi sembra un voto giusto. Ma tu che dici? Adesso mi devo sottomettere ad altre penitenze, metterci in casa una donna malaffare. Ma la cosa non è poi così malvagia, è vero, donna tua? Dallo, ma perché lo chiedete a me? Ce la c'è chiedere, io pure anche faccio. A chi si c'è già fa mangiare tutte le cannelle da chiesa. Con questi le prostitute nel paese passano due, ma non è tutto oro quello che luccico. Guardate, stamattina le formichelle pure stanno di festa. Ma prima o poi il pane tenne da poco fossia. Qualche cosa pure le mando a queste qua. Anardia, non fa un patatello cattivo, ma in fondo queste formichelle che t'hanno fatto. E ricorda, se vizia in bruta est, tirocinium, crudelità, chi si nomine. Tavanessa dicera che a chi fa male all'animale, prima o poi fa male pure ai cristiani. Che male ho fatto io che il vostro patatello mi ha fatto morire mamma e papà sotto il terremoto? Eppure con me il vostro patatello è stato cattivo. Anzi, con me siete cattivo, papà, sai. Babbo Anardia, vieni in chiesa e Don Aristide ti parlerà della passione di San Francesco per gli animali. Va bene, donna Aristide, però sappiate una cosa, domani mattina vengo, ma ricordatevi che io non mi faccio abbindolare le cape da chiacchiere da voi, omnibus, filobus, juendus. Don Armandì, torniamo a noi, io credo che il vostro voto sia un po' fine a se stesso, e io capisco la buona volontà di salvare una pecorella smarrita dalla strada, ma io credo che stiate esagerando, perché il voto è esagerato. Ricordate, in medio tutissimus simis, cavanessa a decere, cagliamma più sicura quando cammanamma lontano. No, ma il voto mio non è finito. No. No, ma che stai dicendo tutti questi cose, cogliamo la cici. Il mio voto non è finito, assolutamente, sì. Perché la gente, sì, è vero che mi sposa a una femmina bruttuta. E se non mi sposo entro un mese, se non attaccare questo paese, a coppa stupizze montate. Mi sa che state proprio esagerando. E questa è superstizione. Voi avete spaventato l'intera comunità. No, donna Armando, ripensateci. Guardate che io ne ho sposata uno, ma è molto meno. Ma tu che stai dicendo? Che sto dicendo? No, donna Armando, ripensateci. E ricordate, in medio tutissimus simis, cavanessa dicera che iamma più sicura quando stamma lontana o scura. Ritella, voi vi siete sempre confessata con me, ma non mi avete mai parlato di questi trascorsi. Ma potevo scurlo. E ora non più? Ranneri, dovete dire a Don Armanducci che sono io la più grande. I da capito? Ma tu hai persa la capa. La c'è sempre qualcosa pure mi sposò, ma se niente, tu sta alla fede. Secondo voi, io tengo questa opportunità in un altro auto. Ma vai via, fuori! Quando c'erano gli americani, pure cinque alla volta, caro donna Aristide, il figlio che tengo è il figlio della buon'anima del parroco di prima. Oh, Maroni, mi stonga facendo il caldo pagone pagone. Io sono la più grande, ditelo a don Armando, io mi sacrifico pur di salvare il paese. Ma questo non è un paese, questa è una casa chiusa! Lavatrice, ngoppa scala, in forno. Ngoppo forno, ngoppo scaldabagno. E non avete pigliato fuoco, pure voi, e chi sospettava? Tutti via c'è lo spizio. Anzi, mamma dice, t'ha già un quattro russetto. E ti chiama Buzzetta in faccia e ti faccio indurzo un asso. Voi va già a sciogliere rinda all'acqua santa. Voi siete peggio! Noi siamo le più grandi! Parla, cosa c'è? Niente, bambina, appena potete, ci vorrebbe confessare urgentemente. Bambina, pure io. Maronna, pure bambina! Yeah.
femmina sola e per bene. Si mette in coppa a corriere, per venire in coppa a pizza in montagna da supporto a sto poco. Che è successo? Uvo cotto. Ti passo per vicino, conosciata per parole forte e ti riesce pampola. Poi compagnia, ehi zitto, non ronca a parlare. Nato morta a fissa fissa. Ha detto, ma tu tieni sto sguardo che arriva dall'osso. E che faccio le radiografie? Non mi guarda, oh, che trago calcolo le rinderi. Oh, mamma mia, nata ancora. Vicino a me, uè, piezza cannella. Mi fai pigliare un passaggio vicino al suo portabagaglio. Ma ti chiudo la cofana in faccia. E per finire, piazza, mezzo a sta piazza, faccio vicino all'autista, scusate ma siamo arrivati. E se mi dice, signor zitto, facete scendere tutto quanto, che io vi accompagno a destinazione, oggi te sta fatti, io ho trovato un cristiano, si stimate tu qua. E invece appena ci allontanamo, ha fatto vicino a me, nonne, o vedi che lo pagliare io, o lì mi fa via fuoco, e che faccio a fuochisti? Giornanza, se non so un di la girata una ottata, la giornata era in da città, comincia da rinfrescare. A me. Maronna, Maronna, ma che paese curioso, ci sa, dai, vedi uno storico ancora. Ma cosa, che bella vetrina, bello specchio antico, fammi restare ancora un po', non dopo mando tutto un po'. Fammi vedere. Maronna, ma io sono bello. Chi da appena mi aveva a me spatto in te? Io ci ero venuto anche in coppa. Ma nonno, mi stivano sui panni quando mi scelta la cresima. Quando c'era venuta l'armadio, ha già sentito una voce che diceva non ci pensavano che era morto. Ma no. Ah, ma che li ha chiesto? Ma ne hai detto che là già chiamavamo, va che chiamavamo, nonna mia. Come si dice in italiano, già ci manca di... Sagristo! Sagristano! Sagristano! Ma chi è Gallo? Ah, è asciutto qualcuno! Ma voi, arrosito asciutto! Un San Giacchino mi dice, copritevi che così chiesi non potete entrare! Non posso entrare, io sei vanno quando mi scelta la cresima! Ma voi che volete? Chi va mannato? Ma mannato, non cammino, rovigere e campano, o compagno vostro sacristano. Ah, voi siete quella tale, signore. Ecco, noi, che se andate a fare? Faccio un bufalo di casco, un mammocco, pure che stanno. Ma qua faccio, sta faccia te. Ah, comunque, donna, come vi chiamate? Pasquale a servirvi. Ah, Pasquale è un bel nome, servirvi e cognome. No, signore, ho detto a servirvi per dire servo vostro. Ah, padre nostro e cognome, ho capito. Sì, ma qua cognome? Io non ho cognome. Umaron! Ma fa così da figli con collega da me! Signora, non capisco! Figlie zocche, ne amo desta me! Signora, ma che dici? Quella mia madre era tutta casa e chi? Ah, ma non vi pigliate collo, che le succedono sti fatti? Siete figli a prete! Ah, vi picciateli dopo vostri in da chiesa! Ma lasciate papà, ma lasciate! Ah. Signora, quella mia madre era parapapapapapà, un messaggero! Ah! La fa mamma vostra, brava Cristiano, brava! Sì, ho cancellato tu. Io ho detto Pasquale a servirvi, come a dire servo vostro. Hai capito, ma io vi ringrazio, ma a me non mi serve nessuno, ci sto badando. Si sa che ho commasciato, faccio sapere, faccio la badata. Sì, ma qua badate. Ascoltatemi bene. Io mi chiamo Pasquale di nome. E Caccione di cognome. Pasquale Caccione. Pasquale Caccione. Pasquale Caccione. Ma non sì, non volevo sapere il fatto vostro. Ma non, ma che non mi scappa a ridere. Quelle sei cose non si possono sentire. Ma non mi vengo con coppa per parlare con Caccione. Ma voi a Cisciarla ti dovevo la faccia, Caccione. Però no, sono Caccione. Vabbè.
Vabbè, veniamo a noi. Ma voi siete proprio sicuri di voler accettare il voto di questa persona? Cacchioi, ma già sfassiati, fa sta vita. I tende ne dà, mia zana vengo a panno marcia a piedi, annanza, re di coscia mi fanno male. Male di epo, otto vieni, appiccio fuoco, sudo fuoco non si appiccia. Una volta che si è appicciato il fuoco, passa la compagna e dice, tu trovi l'acqua con fuoco appicciato, ma rosso i carciofi. E che se dà, mette rosso i carciofi, la compagna a me. Cacchioi, ma già si stima. Eppure... io più vi guardo e più tenete una carciofola o una faccia conosciuta. Ah, tenga lei la faccia conosciuta. Ah, cacchio, ma fa che sei stata con il cliente mio. Ah, madonna mia, e perché? Ma dai, a me per strada, ricordati, mi chiamavano la bolognese. La bolognese? Abbiamo fatto qualche tortellone, non ti ricordi? Signora, ma quale tortellone? Ah. Io sono sacrestano. Ok, sacristano, no te, no cacchione, io come pensa male, no cacchione, il coraggio. O tenena. Comunque, cacchione, io sono tutto emozionato, ma come sto cristiano, lo conosco, ma non è lui. E non tengo vizi, cacchione, ma la gente mi ha già stimato. Però a me solo l'uomo corto, non mi piace tanto, è un bell'uomo. Sì? Una, cacchione, farò di tutto per farmi scegliere. Chiama mille. La vita farina, state solo. Chiama mille, cacchio. Donna Paduccio! Donna Paduccio! Ah, cacchio, l'uomo sta valigia che ha guattato la cocca parzino che lì ci muove, che si è buttato già la valigia, già sicuro che mi sceglie a me. Se com'è fina, signore, poi la metto qua, dietro la porta della chiesa. E me lo vado a chiamare subito a Donna Paduccio. State tranquillo, ok. Donna Paduccio! Donna Badù, uscite qua fuori, è arrivata la signora del voto, la votessa è arrivata. Che paese strano. Ma non era mai... E isso, no, ma la capo abbascia. Ah, signora, ma mi chiede come amore, mi siete messi paura. No, ma non è che paura, ma ci spremenate la paura. Ah, ma voi siete... Ah, signora. Ma non, sì, e tu sì. O signora? Sì, sono signore del fumagello. Ah, boh, chissà ma che sta buona caga, piano! Mi ci vuole tipo delle zucchere, mullichelle, pane, loro mi fanno la festa, mi cantano il canzoncino, quindi io sono col po' di terra delle fumichelle. Ah, ci capite, mo che boh? No, io non voglio niente da voi, però io sono una cosa che voi non siete quello che siete, anzi, voi siete la meglio di tutto quanto. Ne, ma che può ricere? State d'accordo, capacità che rubo è, si va detto quella fumichella là, la vedete? Quella è la fumichella capita. Ah, è Napoli, è Napoli. Sì, quella viene a casa, no, mentre la sorella, quella dietro, quella con la spaccatella in mezzo alla testa, quella viene da spacca Napoli. Siete d'accordo che voi facete cari un paese? Un paese sta male a voi, un campo vostro fanno tutte cose, caro! Un nonno cacchione, il formichello, cacciavere, cocuzie! Ah, ma non, signor, che è? Io vengo i compagni, signore, mamma! Ah, no, niente, perché stavo sopra il pensiero e all'improvviso mi ha già tutto il cucuzzi e l'addretta. Ah, questo è che non si è abituato. Io non sono abituato! Bella fede che ha già visto tutto, sonno! Signor, che non mi usare anche come può? Questo però sono cucuzzi e limontani. E beh, mo che può? Niente, signor. Scusate, ma voi siete a sposo? Ma perché mi guardano la rete tutto quanto? Non è che cazzate scolare? Sì, è la sposa ed è pure titolata, viene da Napoli. Viene a in questo paese, nessuno sa niente, si fanno tutti quanti fatti loro. Capo fosse ne mia. Donna Elvira. Pazzo, sapete pure il nome mio? Noi sappiamo benissimo voi chi siete e cosa siete venuti a fare qui. Perciò comportatevi bene e state d'accordo. Mulino! Ma non è mia, cacchione! Il formichello, cucuzziella, mulignano, non me ne voglio, Ne, ma mi avete lasciata sola! Tutto a posto! Io, capite tutto tanto, è deputato titolare, dormito di tantino! Pinare! Ammettete! Pinare, portiamo i fiori alla madonna! Buongiorno! Ah! Dondon! No, io non sono Dondon! Ma che te... Ma voi... da voi! Ah, ma non è mia cinese, pure il cangoppo! Ma che ti ha fatto?
Signore, io sono il guagliano della Rocciaia, guagliano Don Armanduccio. Ora subito ve lo chiamo. Anzi, chiamo prima Pasquale, che lei è più capace. Aspettate. Pasquale! Pasquale! Tanto! 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 Ma quello Don Armanduccio viene subito, no? Che quello sta trigando un poco vicino all'uccello delle signorine Benchiving. Togli funzione e cucù. Ah, non vi preoccupate, perché se quello mi sposo questi problemi non ci saranno più. Hai capito? Ce la vedo lei, ce la vedo! Si capisce, ce l'ho giusto io l'uccello che non funziona a mio marito. È giusto. E stiamo a posto, mi dici, questa signora qua qui è certificata. Va bene, va bene. Ma chi lo scelto non ne vuole proprio sapere. Ma non mi sembra che abbia una maledizione. Appena esce, si ammorsa. Buongiorno. Sono malata. Ma voi siete la signora in questione? Certa. Io tengo un curriculum che faccio da pure morta. Anche l'uccello che non funziona più. Santa Trofimena, Santa Strubale, San Pascazio, liberatevi da questa creatura del demonio. Apritevi porte del paradiso. Uscite, fatevi di vino. Ecco, partite contro questa creatura. Dalla cota tuffa. Maronna. Scusate, ma signor Sabono! La signorina è... Ah, mi state facendo senza stare zitto! Ah, scusate! Mi sono venuto a mettere un modello! No, donne, mi vuole dire che la signora, anzi signorina qui in questione, è mia sorella! Oh, Maronna! Ma vi da giurò! Sì, sì. Giratevi. Ah, però lì si sta buono! E vivo in casa con voi! Avete sciolto o legato a te? Sciolto legato? È meglio che ci stiamo zitti, altrimenti caloamo patrimonio, amico. No, hai ragione, no. Se si vive in casa con me, ma abitiamo nello stesso stabile, ma in due case diverse, a Sost e Saco. Due case lasciate in eredità dai nostri genitori. Due case sante e santificate. Mamma mia, la solità di tanti botta che non ti metto lì da questa condizione, capì? Te l'hai fatto tu, partendo. Ma non vi preoccupate, perché io se mi sposate, io prima di entrare in questa casa mi faccio una bella doccia con l'acqua santa. Ma guarda, questa signora qua mi è stata raccomandata da un mio amico sacrestano a Napoli. È certificato. Senti, facciamo una cosa, io ho pensato, facciamola vedere Donna Luana, quella del messiere, quindi ci può dire se è veramente certificato, che ne dice? No, Mimì, non ti dà di cosa, se voi vi dovete fidare. No, Pasqua, ha ragione Mimì, io ho passato qui qua, mi sembra una coppa seggeretta che se non trovava in sé, ossia, ha ragione, facciamola vedere anche a lui. Può bene. Sono verissimo. Può fare la tua. Speriamo in noi, Signore, scusatemi, sì. Da quanto tempo esercitate? E chi si ricorda? Avesse a domandare a nonna, però saluta a noi, è morto. Fu lei a insegnare la carriera, prima a mamma e poi a me. A sua volta fu a nonna, la nonna, vecchia tutta, a chiamare e messa lì. Figuratevi che a 90 anni ha chiuretto la rinda allo spizzi, ha avuto lo spizzi in casa di Tollerano. Ma certo, neppure un semaforo fuori. Lì preoccupato. Le tengo pure in fotografia, scegliete, ma copio il giornale. Hai capito? Tieni le fotografie certificate. Questa è figlia d'arte. Ah, allora che bravo! A stampare! Va bene. Modestamente io sono la più grande. Mo' saputo il fatto del voto e mi volevo sistemare, avete capito? Ma so anche cucinare, stirare, lavare. Sono napoletessa, faccio tutti i servizi. Lavo il lastre, si tenete napoletano. Tengo una scopetta d'acqua. La nonna ci ha detto a mamma, mamma mi passata a me. La scopetta vecchia. Fammi ridere, che ne avevi lì? Va bene. Una versa non puoi. No. Tieni tutti i pili. Ma dovrei con quella scopetta a mano, quando me la metto a mano, faccio un zunzu. Però Luan sta scoperta a me mi vedo un poco scioccata. Ma so anche leggere, scrivere. Sono stato 5 anni sotto all'università di Napoli. Allora. Come se la fosse, cacchio! 5 anni, ma nasci dai da luglio! Aggiungici la verità! Ma state facendo proprio una bella impressione! Anche voi vedete un bel corpo!
Rodolfo. Grazie, grazie. Donna Madù, mi ha detto il mio amico che il medico ha riferito che la signora in questione è sana come un pesce. Guardate le vie. Che si sta cattando un cavallo, dici? Uscite, guardate sto pesce a me, uscite sana come una gallina. Signora, ma sana come un pesce è come dire che godete di ottima salute. Ah, uscite sapone. Sapone come una gallina. Sapone. Stanno qua, dunque ci volete aggiornare? Ci hanno detto che è arrivata la più grande da Napoli. Mi raccomando, state zitte che se ti riconosce, che figura facimma! Edoardo, ma ti sei fissato che io a Napoli facevo la vita? Gesù, io là ti ho conosciuta, non ti ricordo! Edoardo, io soffrivo d'asma, quindi la sera uscivo a passeggiare. Ma sì, camini con, e facendo ruotare la borsetta. E per farvi aria, facevo la borsetta così. Don Edoardo, voglio dire che finalmente credo che porta a termine il mio voto. Forse ho trovato la più grande. Meno male, perché dal vostro voto cacciava di mezzo tutto male. Ma bravo, io ve la voglio anche presentare. Allora, come vi chiamate, scusate? Elvira Caiazzo. Caiazzo. Arriva a fare perché tu non ti chiami Cacchione. Ma la signora, vi presento il nostro farmacista con sua moglie, che lei forse dovrebbe conoscere. Gesù, perché dovrebbe conoscere? Perché dovrebbe conoscere? È perché sono tutte e due di Napoli. Tutte e due di Napoli. Che sta? Io ho visto che mi voglio sposare a questa qua, però mi voglio sposare in chiesa e solo tu puoi convincere donna Rizzide con tutti i sacramenti. Ah, dovrei andare dentro da donna Rizzide. Veramente, convincilo tu. Vabbè, io vado e vedo di convincerlo. Vai. Convincilo, forza. Allora, signor, statemi a sentire. Sì. Noi adesso vi presentiamo una collega vostra, perché donna Armanducci vuole sapere se vi conosce. Ci ho conosciuto per tutta Napoli. Chi fosse questa collega mia? La moglie era vostra? Signore, non sono sposato. Venite qua. La signora qua è la moglie del farmacista. Lei non sa che ne sappiamo. Io devo vedere. Vado a vedere io, non mi preoccupo. Venite. Affallo su me. Ha già capito chi è? Che sta andando, la chiamano Mariuccio a zucca e frutto. E che te ne va a specializzazione? Aspettate, me lo vedo io, è roba mia. Scusatemi, signora Luana. Ci potete dire se conoscete la signora là, c'è del messiere, Ma confondita a me, non li fa perci con marito, ma io non conosco nessuno. Zucchero! E manco a me non conosco! Ma come fai questo soprano? Ma va bene, non ti saccio, guarda che frutto vai tu! Va bene, lasciamola stare, sulla vista piccolo con marito, ho capito tutto! Questa donna è la più grande e io me la sposo! Come dice la Bibbia, entra più un cammello nella crune di un ago. Quando evitami entrare il regno un celoro. Ma con questo che morisce? No, sarà passionalista, basta così proverbio spagnolo. Sarà stati a me finalmente, porta a termine il mio voto. Ho trovato la più grande e me la voglio sposare con tutti i sacramenti. E io sarò contento di farti sposare una pecorella smarrita a patto che sia veramente pentita. No, certo, io ve la presento. Ecco la pecorella smarrita. Buonasera padre. Padre, veramente, mo fine mo devo dire la verità. Ho risposto bene a tutte le domande. Solo che questa poesia della pecorella smarrita, in questo momento io non me la ricordo. Ma avresti essere come la Vispa Teresa. Ma che Vispa Teresa? La pecorella smarrita sei tu! Ma io lo sapevo, pensavi esserci una pecora zoppa. Ma vedete? Ma vedete come allegra! Come a me! Oh sì! Un primo paliatonato che so! Ma ci dice la verità, nonostante il suo mestiere, mi pare proprio una brava femmina. Ma potete riuscire a fare? Non tanto, perché ti sposo perché è una cassia. Madonna mia, voi mi dovete scusare. Io ma come, sapete come mi sento? Come se mi stesse facendo un bagno. Ma bilonas è una volta a mare. Il paese mi piace. Pure voi
mi piacere. Grazie. Se voi accettate, io accetto. È certo che accetta. E allora diamo il tempo che donna Elvira arriva a Napoli, quindi una mappa del roba, vedi qua, ci scusate. Ma ne mai, ma ci buttate certe cose, ecco, pigliamo lì. Veramente. Dai, andiamo a Napoli, danno pulmano, tutto. E allora, donna Aristide, donna, ci siamo quasi, così metto a posto con il voto e salvavo pure tutto paese. Io sarò contento di sposarti con questa pecorella smarrita. Zoppa, prego. E allora, sposiamo subito e siete tutti invitati. Basta che buttate il busto, però, Per aspera ad astra che venesse a dicere che roppa tanta Iacubella tornammo fino a Brestella. Lasciamo solo, ma raccomando, va bene? Thank you.
fabbre serena. Io sospiro in notte sana per ancora cantare. Tiene sempre ragione. Non capito come hai detto tu? Con la paura se vuoi la voce, con la della venetta. Eppure dici bene. Ma che ci fa la Pinarella qua a terra? Forse formichelle, formichelle, facciti sa Pinarella, su. Ma chi mi fa? Chi mi fa il solletico? Pinarella, ma tu parli. Zitto, quella armanduccio due caccia la pupa! Mario, ma allora non era solo uno sogno! No, non ti sei sognata niente! Comunque il voto non è stato mantenuto! Ma non capisco! Come hai potuto fare una cosa che non capisco? Me l'ha scordato. Non ci pensavo proprio più, me l'ha rubato il rubatimento. Non ci pensavo più del rubatimento. Ma tu capisci che ho fatto il voto per espiare una pena, no per spirito? Ma chi sa, ma gente che papà! Per avere una sorpresa del genere e tu ti senti su anni che sta manendo! Adesso capisci! Ma San Giacchino lo sa! Ma che tu l'hai fatto con tutto il cuore, ma siamo sposati, che fai trovare? Vogliamo far ridere la gente! Ma io adesso capire una cosa, ma come si è arrivata fino a Cancoppa? Che faccio la sacrestana a San Pasquale Bailone, ecco qua! La sacrestana? Cioè la sacrestana? Sì! Cioè tu non hai fatto mai la vita! Come facevi questa vita? Casa di cinesca chiuso! Io non ho mai passato un uomo! Pure! Gesù! L'unica santa che ho fatto faccio la terra, ma già sposato io! Cosa hai fatto?
tramite un collega mio che festa quest'anno a Santa Maria Parente. Vengo a sapere questa notizia, mi dice, Elvi, vedi un po' che se nella chiesa conosci qualche prostituta per vita, ma una delle più grandi, se la trovi, mandala a Sacrestana di San Giacchino a Cannetino, lì là sta uno, pieno di soldi, che se la sposa per voto fatto. Allora l'hai fatta per interesse. E si capisce, ormai mi stai lasciando la vecchia. Non pigliarci, mancano lì le pensioni. Guarda, tu hai fatto il voto, è una buona azione. San Giacchino è più contento, San Massimo. Non ha parlato adesso con San Giacchino. Ma tu hai detto che conosciva pure la zucca e frutto l'annuale. Perché vicino alla chiesa abita una vecchia prostituta, Giulonone Trebotto. Giulonone Trebotto? Giulonone Trebotto. Come Trebotto? Se metti tu che io che ne saggi. Comunque questo, un po' con la vita che ha fatto, un po' con l'età, mo sta ancora alla sedia a rotelle, no? Allora, come a tutte le buone femmine, nella vecchia se non sbattere in pietra in da chiesa, io l'ho raccontato tutto. E se mi ha dato vestito, parrucca, e mi ha detto che qua sopra ci stava una collega sua storica, che era sta Mariuccia Zuccherfrutto, capo? Fosse Luana. Ah, Luana Zuccherfrutto. In che organizzazione? Sono contenti che hai trovato uno come a me. Io sono vicino fino alla morte, capì? Ma non fino a... fino alla morte, quando è morta prepara tanto bene. A scuola, o un portino. Ma perché non è possibile che muore prima tu? Ma devi stampare a me. Tu devi stampare, no? No, ormai fatti che quando muore ha già fa parlare un paese, sa. Vabbè. Prima di cosa, mo vado da ricamatrice, ti faccio mettere pure l'iniziale vicino a scuola, a me fa una bella figura. Gli fanno un bello vestito. Poi tengono un compagno rumiato rannunziato. Adronunziato, non tira otto. O tira otto? O tira otto, sai che forza. Otto cavalli, a Nanza. Tutti i pannacchi in capo, tutto apparato. Arrete un carrozzone con quelli ballumini, nera, nera, arrivo così. E tu bello mese. Arrete 50 orfanelle del Giafamini. Scende monaca. 35 elementi in banda. A te che ti alzate con le chiagne. Ma non armato, a banda a Nanza. E gli arrete con le chiagne. No, lo siamo fatta bella figura. Ma sei tu non trovava me. Chi ti chiagneva? Ma che lo stai dicendo? Sordo là. Poi non era che ti e non era fanno chiagnere. Ma non chiagna. Ma non c'è capito? Tu sei venuto che andò fai il tosante a me! Ma tu puoi capire o no? Che se veramente non restavano i soci, io veramente volevo essere un papà senza elettrica! Ma tu vuoi trovare ancora su soci? Chissà quanto tempo hanno pigliato già! Sì, volevo un papà senza elettrica, non ti preoccupare, è tutto questo che dovrò fare così. Tu? Ah! Fine del mondo e io ma già fatta attaccata perché mi salverò solo io. In casa nostra è entrato il demonio e mio fratello non lo vuole capire, ma i tanto che già fa e tanto che già gira che ho sceso da tazzo fino a bocca grande arriva. Madonna, ma questa è una canzone! Il demonio sta entrando anche dentro di me! Elvira, è colpa sua! Ma come? Quella è una grande prostituta! Si corica con mio fratello e trovo tutto cosa appalata! È stato diavolo che ci ha passato una cucchiara di fravega! Ma io adesso devo fare altre penitenze e a già cacciare un demonio a Rindapaz e brito cavarica. Oh, paese, sono cara! Donna Aristide, ma come facite a non sta preoccupate? Il voto non è stato mantenuto. E meno male che i santi o signori non hanno ragione con te. Esatto, e te conoscete voi, esatto. Io e conosco voi. E tutte le mattine escere e lave, pulizia e mette i fiori e faccio stare in da pulizia. Poi guarda in faccia e ci capiamo. Puoi sapere solo una cosa, che io sono un coprevede, io sono un coparra che tu sei soltanto sacrestano e ricorda, caput imperare, non pedes, che venisse a dicere... Come non sono un Ma ne volete sapere più di
me. Io faccio i voti da quando sono nato. Mio fratello non ha mantenuto il voto. E io, in questo momento, faccio il voto che a prima casa casa la cara. Ma voto sotto e fretta e marrocrega. Ah, sposo, come se avessero 8 anni con figli. Donna Rosaria, non mi mettete pure voi, perché il vostro fratello, Don Armandino, è come se il voto l'avesse mantenuto. E perché esso, che ne sapeva che non aveva sposato la più grande delle grandi, eccetera, eccetera. Per cui, nella vostra idea di giustizia divina, Don Armandino è come se il voto l'avesse mantenuto. E allora facciamo feste sante, come dicete voi, ma per come conosci a San Giacchino, o paese se ne care, e Don Armanduccia va a fornire la vostra idea. Tu mi hai proprio scucciato, Pasquali. Voi gente del popolo mettete in capo certe corbellerie. Tu hai sapete una cosa, che i santi sono santi e non sono uomini rispettosi. E parlate pure voi, Don Edoardo, che siete uomo di scienza. Parla Piero Angelo. Ma avete ragione, io sono un uomo di scienza. E non lo dovrei dire, ma sto voto mi fa paura pure a me. E come ci ha fatto pensare a tutti quanti? Non ha detto pure che mi conosce. Hai fatto una 90, ma state zitto. Mamma mia, che suono che tengo, ma che... guarda qua che faccio. Tutti quanti preoccupati, bene? Tutti quanti preoccupati. Ad aprire in casa Don Armanduccio, che sta succedendo? Ah, signore mio. All'improvviso è stata cacciata una scoperta che sa manare, sì, peli grandi, neri, duri, ha cominciato a scegliere zoom, ha fatto uscire quella casa un lustro, ma è stata così pulita. E poi come cucina bella, una donna da sposare, sempre dopo mammina però. Ah, sentite che ho fatto, non è buono, io ho paura, guarda lì, non è perché voglio la tua orta, però secondo me non bastava che era ragione. Bravo. Scusate, che ho voluto, non è stato mantenuto. Che sto punto mi sposavi? Mi sposavi io allora, che va testa a me. Ah, torno qui, perché guarda bella numerata. Ma che numerata? Pensatela come volete voi, ma sappiate che il Signore è misericordioso e voi state ancora in casa nell'alto medioevo. Marruccia, smadecca male, sta prendendo la fino a munda! Mancava solo tu! Ma perché state facendo l'appello? Che mancava solamente io, scusate il ritardo, Parrucciano, però qua Parrucciano è il fatto più serio, in questi paesi ci sono altri Don Armanduccio, sì, solamente che un poco più tosto, te capito? E poi ha detto la Formichella Capera, dove sta la Formichella Capera? Eccola qua la Formichella Capera, ha detto che tra un poco ci saranno i primi crolli. Ho capito come hai detto tu? Senti tutti quanti, Formichella parla. Vabbè, vi siete messi in testa che prossimamente ci saranno crolli. Vabbè, sapete cosa faccio? Vado dentro e vado a pregare San Giacchino. Vado a mettere un po' di sale in tasta cucozza anzipata catalitta. Lo so, da rimasta come che la cavolo, tutti quanti. Donai, dobbiamo parlare urgentemente. È successo un miracolo, ma dove stai suonando come la campana? Donai, pensate un attimo a me, ci dobbiamo confessare subito. E tutte e tre? Sì, una triplice confessione. Sì. Un marone, andiamoci a fare questa triplice alleanza. Mio, quando mamma tu, che cosa succede? Ma non sono io. Ma hai sapete che faccio? Si va per la scimpa centrella, chiuna la puttana e me ne pagati i miei. Sa, torno qui a casa mia, due gri bufalo. Verrà la fine del mondo e io sarò contenta. Donna Rosaria, ma calmatevi, vivete un po' troppo eccitata. I santi stanno in mezzo a voi, quindi mi ascoltano. E io in questo momento faccio il voto che se va tutto cosa buona, io vi sposo. Ma voi avete deciso, giurate? Sì, lo giuro, per voto vi darò il mio corpo incorrotto. E che ne è una mummia? San Giacchi, eccomi, sono pronta. Pure io, San Giacchi, prontissimo. Solo le formiche si salveranno, se non mi sono d'accordo, sto paese va a semare il fumichello. E io, il loro padre eterno. Alleluia, alleluia. Uè, famimi, un capo fa la marito ma i sonni venga non potrò. Da gente che non è cosa, perché mammini non vuole, e poi non è 25 anni, tu almeno tieni 50-55 anni,
E che faccio? La mamma mia la coppa se c'è, mette te! Volevo vedere la ventana come ti sblocca, la presenta. Ti ha già fatto una ruota, ti ha già struire di mano. Metta a dormire marito, e ti porti in una spa, e che ti ha già combinato. Domani non è possibile, perché devo portare la mammina a Camposanto. La porto a scegliere fossa? No, non ti dici, devi mettere, ne parla così, perché mammina piace, piace mammina, piace mammina. Mamma, non si perché tu hai parlato sempre con tutto qua. No, dormi, tu stai sognando, non c'è nessuno. Oh, mamma mia, che sogno, ma io ci capite che notti in farmacia non ne posso fare più. E perché? Per la tua gelosia noi ci potremmo alternare, e invece no, per la tua gelosia dobbiamo stare sempre insieme. Luana, ti ho detto tante volte che io di te non mi fido, quindi tu a notte in farmacia non ci puoi stare da sola. La dannazione mia che ti voglio troppo bene! Ma no! Ma Edoardo, stai sognando! Ma che ma c'è suonata una figarina? No, tu ti stai sognando la tua prima fidanzata, la mammana! Questo! Ma cosa cocci c'era da chissà? In un puccettino sano che non pigliava la chiesa a dormire! Sei pazza, sei pazza! Mi già faccio giù! Sì! Madonna mia, sta mogliendo la mia, chissà c'è da farla! Ah, che c'è la scoperta a fuoco! Oh, mio caro, non è che sta facendo, sta portando tutto a casa, un frutto del franco, un frutto del franco, ma passate pure per culo, per fare! No. Non ce la faccio giù! Mo sapete che ha fatto? Si è chiuso dentro la bottega, sta scavando cose antiche, ah, e dinosauro, ha lasciato la foto e cose da buon anno muro noci! No! Ma non è mai, io lasciato proprio nonna all'antica! Ma Ricky, mi sono facendo il crociasperti, ma non vi mettete scuro. Oh, mamma mia è sorda, la Sandone, là, ha fatto tanti voti, non ha fatto mai le voti di sapulizzare un po' la casa. Oh, mamma mia, ma che vengo? Ah, ci metto con una scopetta a mano, che era con quello tremolice che avevo. Sono una pulizia bene. Ah, Don Mimì, io ho pulito un po' il retrobottega, io ho trovato questa spilla da farmacista. Presente! Come sta presente? In più una mappata di peli. I peli lunghi sono biondi e sono tale e quale. I peli corti erano neri e questi li devo ancora appurare. Finalmente! Io mi ha già sposata con i servizi segreti. I servizi li faccio alla luce del giorno, capito? Non li faccio in segreto. E comunque non c'ho niente perché non frequento nessuna retrobottega. Comunque io l'ho pulito. Io ho trovato questa spilla da farmacista. Ma che sia spilla mia? I spurti a metro cangiare. Ecco qua. Non è tua? Questo. Vostra moglie. Ci ha portato a mettere il calcio dietro! Mimì, non l'avete capito? No, che ci ha messo Mimì? Mimì ci ha messo il calcio dietro! Se l'ha agganciato! Dormi! E nonna, 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 cosa vuoi far capire? Fammi capire lei! Sarà nulla! Tu non capisci niente! Se capisci! Quello se la rende dente! Come se la rende dente? Se la rende dente! Mimì, siete una farmacista! Scusate, ma mica pensate che è donna Luana! Ah, non penso niente! Io penso solo che a te ti piace nel zucchero e frutto! Don Mimì! Buongiorno, Don Mimì! Mammina vi manda la seconda colazione, l'aranciatella, l'uovetto e la frisella con la pomarola scegliata in coppa senza le pellicchie. Vuole sapere cosa state facendo, con chi state parlando, che faccia avete? Maronna, mica sei nata che mi ho fatto quelli erba a me. Maronna, mi nenne, dice la mammina, con nel can, a frisella, la pomarola scegliata, senza pellicchie. E senza semente, già se l'ha mangiata! Ma piuttosto, o mandassi uno zucchero e frutto, capita? Va bene, signora, lo dirò alla bambina di Mimì. Va bene, poi passa la panerina e va a te, la cappuccetta rossa. Va bene, signora, quindi dirò alla bambina di Mimì che va tutto bene. Sì, il lupo non se l'ha mangiato ancora. Vieni, fuori! Va bene, signora, va bene, signora! Grazie! Sentite, io porto un po' a Edoardo a dormire in farmacia. Ui,
Quando dormire e dormire, io devo stare vigile, perché io di te non mi fido. Edoardo, ma lo vuoi capire, no, che ti sei sposato la più grande delle monache? Ma state zitto, qua la monaca, non c'è di far bacino, forza. Però, ma io voglio capire una cosa. Mogliettina mia, cara cara, dolce dolce, ma te devi sentare. Ah no! Te devi sentare. Maritino mio, dolce, dolce, fatto a babà. Tu mi fa la carità. Tu ti sta zitta e mi fa fa, mi fa fa, mi fa fa, ti sta zitta e mi fa fa, mi fa fa, mi fa fa, ti sta zitta e mi fa fa. Zatta! Oh, mamma mia! Signorina Elvira, l'uomo su signorina mia ti ha cominciato a chiamare signore. Ah, signore Rinorgia. Zipeta, non fa un zipeta. Signore, ma vuoi dire questa foglia per mamma di? La foglia, la tenni chi sei tu, capito? Ma tu devi cominciare troppo a chiesa. Cazzacchi dei folli, dei fai dei fungulè. Ma quando la vedete, sciacqua un po' la mezza. In questo paese deve mettere un po' di ordine e pulizia. È arrivata la scientifica, è arrivata. Cognata bella, pensate a pulirti in lacima. E poi le cose esteriori. Ma nonna mia, il galleno mia è scegliato così doll. Piuttosto pensa a te, quando sei solo sbattere un piede. E tre ma sana sana. E basta chi ne è mezza. A casa tua quando fa museramo un mezza. Ecco qua. E come tu perfitto. Tu stai trasendo troppo nella scazzetta del prete, sa. La nostra è una famiglia di persone per bene. E tu, se volevi essere rispettata. Se volevi essere rispettata, dovevi veramente fare la vita. Mio fratello andrà in un baratro. E il paese insieme a lui è tutto questo. Per colpa tua! No, io ci metto la coppa! Vieni qua! Vieni! Monaca spugna! Canne la studo! Scienza che non fa fu! Ma non è la sua! Tu hai ragione che sono una signora! Ma hai sentito che benessa è? Mamma, testa sotto, ma spennassa sana san, 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 san. Ah. Meglio che me ne vado. Questo succede quando non hai un uomo al tuo fianco che ti difende. Ma io che ci sto a fare? Cacchio, ma sai che poca valle, vieni a casa. Ma tu hai capito con quello che fai, ma tu spieghi. Cacchio. Che ci ha messo a posto tutto col... Chiacchio. Ma siete sicuri? Tu sei cacchio! Ma ci vuole coraggio! Dammi una bella lavata, non ti preoccupare, lascia che spalla su. Vuoi fare la lavata? E poi chiacchio! Ah! Beh, la lavo io, chiacchio! Chiacchio! Ah! Mi esci trovato il caffè! Ditemi! Voi vi avete avvolozzato un po' con le trombotte, avete capito? E se no io, lasciate perdere certe situazioni, se no io sarò costretto a parlare con mamma. No, 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 non lo dovete fare, che la mamma è paralitica! Non ti preoccupare, ma ancora, ma ci siamo passati già tutto! Buongiorno! Buongiorno, donna Elvira! A prima mattina già avete tutta affaccendata, brava! Ah, ma io senza fare niente, non mi fine stare, non ci stiamo che mamma! Non vi preoccupate, ve la prendo io, ci la sentiamo tanto a te. No, 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 voi non potete pigliare, siete femmine. Ah. Don Pasquale! Io sono un culone! Don Pasquale, mi è caduta la mutante, mulezza! Vai, ferma! Che se l'hanno cosa che vuole mamma, zei, aspettate. Aspettate, vi ho comprato il coppedil. Quando vi cade la mutanda, e la pescate la mutanda, non chiamate sempre il San Crestano. È curto con mamma. Sta mutando. Va bene, per questa volta ve la prendo io. E tu dentro! Zazzoso! Ma che siete venuti un cancoppo? Ma che la mutante giù, ma sai ciò! Ma voi guardate, già, la mutante! Ah, ma non c'è, chiamo Camina! Camina! Mannaggia! Buongiorno! Signora, ci sta Don Armanduccio? Abbiamo riportato
non funziona l'uccello. È che le signorine, ve l'ho detto, l'uccello deve stare pulito. Voi c'è da fare una bella sgrassata, sto uccellino. Ah, madonna mia, c'è l'anima fa la sgrassata, non ti preoccupare, madonna. Ma che succede che fa? Un'altra volta questo uccello. Sì, l'uccello la mattina non ci sveglia più, è diventato muto, caccia capa fuori, guarda, e pluff, sacca la capa e se ne trasagna in tutto il corpo. No, ma che impressione, ma ha fatto pure proprio. Ma dico io, no, sta uccelluzzo, che vado a da fama di nebù. Ma che voi già state via la conferenza, no? Parliamo bene, Figliola, figliola, ma tu sei sicura di quello che hai visto? Perché io sono troppo sicura di quello che ho visto. Kill teneva un piezzo di pistolone che sta maniera. E poverino, un piezzo fatto mi è tornato pura voce. Ma Pilare, ma sei sicuro? Tu ultimamente ti leggi un sacco di libri gialli. Magari ti sei impressionata oppure sonnata, che ne saccio. Io sono molto contento che ti sia ritornata la voce e vorrei condividere questo miracolo con l'intera comunità. No, ma morì di parrucchiaghile se non mi sparo. Ma io ti vorrei aiutare, ma credo che quello che è successo a Don Armandino vi abbia sconvolti un po' tutti. Ma come? Chi le commesse? Stavo pure una. Lo scemo paese, Pinarella, non possiamo crederti. Donnari, facciamo una cosa. Per il momento non ci pensiamo e poi ci ragioniamo. Magari a me sorella gli viene in mente che è tutto un sogno e poi facciamo una grande festa per la voce ritrovata, che ne dite? Va bene, facciamo così. Grazie, donna Aristide, anche perché questa quando parlo non va fino proprio a sentire. Sto paese si è arrobutata. Vieni, mettere voi! Ma posso stare in storia? Pupa, non la posso! You understand? Che vuole? Ma tu mi fai paura, ma cosa vuoi fare a Don Armando? Quella è una brava persona qua in paese! Gli vogliono bene tutti quanti! Io voglio fare una big surprise! You understand? Big surprise! Perché tu hai capito una cosa? Is punti America, io no! E allora è come se partessimo a partire. You understand? No. Ho già cacciato! No, ma stai esaurendo, Gustavo, per cazzo, toccato a cazzo! Ehi, ti spane, capito? Buongiorno, don Armandino nostro. E ancora auguri per il lieto evento. Ho saputo, si è sposato, bravo. Vi ricordate del commissario che ero tenuto da Napoli? Bene, il collega è tornato in paese per darci una brutta notizia. Ma voi non parlate? Poco la voce brucata, questo mi stava dicendo. Mi dispiace, vabbè, cosa di niente. Comunque, prepariamoci. La notizia è brutta, brutta assai. Prego, esponete. È il vostro sosia, purtroppo. Francamente è evaso da carcere. Siamo venuti per avvisarvi di stare molto attenti perché la situazione è pericolosa. E il mio collega metterà due uomini suoi fuori alla vostra porta, piantonati. Eccoci voi per fissandare a chi li ruglia. Ma poi noi conosciamo gli uomini che è il nostro commissario. È meglio che si stanno in caserma più che in carta. Venite, don Armando, venite con me che vi faccio stare bene. Vi do qualcosa per la gola. Con permesso. Mi raccomando, riprendetevi, non sembrate voi. Vai. Collega, zio veramente non è is. Mi fai così tutto. Io lo riconosco benissimo. Onestamente mi riconosco il killer. C'è sta la somiglianza, però don Armando è tutta un'altra cosa. In questo paese, in mano a noi, sta sicuro. Ben detto, collega, ben detto. Commissario, devo fare una denuncia, devo fare. E che la vuoi fare qua in mezzo alla strada? Che succede? Devo denunciare un furto. Si sono rubati una macchina, commissario. Ma se questo paese non succede niente. No, è una cosa strana. Una macchina tutta scassata, roba da ragazzi, secondo me. Commissario, che cosa? Quelle se la sono rubati da fuori alla caserma. Commissario, quella era la macchina vostra, Ma come? Vi siete fatto rubare la macchina sotto all'occhio? Andiamo a fare delle ricerche, ci sto pure io. Prendiamo l'auto e perlustriamo il paese. Quale auto? La Via. Allora non sarà rubato. Certo, l'ho presa. No. Allora andiamo. Siete voi là, commissario, mi arrivo, siete voi là, È stata trovata. È stata rinnovata, ma l'ho rinnovata io, però, commissario, e mo voglio la medaglia, me la dovete dare, me la voglio. Di sterco, te la do tra i denti, la medaglia. Sparisci, vada da te, le medaglie. Andiamo a pulire. A te invece la medaglia, te la metto. Ma che succede qua fuori, scusatemi?
C'ho un problema col mio sottoposto. Un problema? Col mio sottoposto. E chi non accetta da capi di sottoposto? No, no. Veramente i problemi sono due. Dov'è? Io ho due palle al piede. Ah, tutti e due? Tutte e due. Proprio stanno tracciando, mi dispiace, che faccio? Ma che ci fate qua? Avete ritrovato subito la voce. Ma io mi devo vendicare. Ho trovato la voce. Mi devo vendicare. Ma che state dicendo? Andare, detto collega, andiamo in caserma. Soprattutto a voi però, attenzione. Attenzione. Vi abbiamo avvisato. La situazione è pericolosa. Pericolosa? Ah, ma ci siamo capiti o no? Io non sto capendo niente, scusate, non mi ci siamo capiti. Ma voi che ci facete? Ma non vuoi che aspira a mucchi, non ci capite che si compare due anni, scusate, la situazione è pericolosa, secondo me ce l'hanno con Mugliele, ma sicuramente. Ah, signorino, ve lo te. Grazie, donna Elvira, voi tenete le mani affatate, l'uccello funziona. Ah. È proprio brava questa donna Elvira. Madonna, armala, ci fate una bella scrastata con la scopetta mia, la uccella appena vista la scopetta mia, non capite niente di più. Ah. E allora ci posso passare con una scopetta mia? No, c'è passi! Tu non lo sai fare! Che lo c'ho una scopetta nuova, la vostra è vecchia, dove? Arrivederci! Ma che cosa? 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 Madonna. Buongiorno, buongiorno. Ha detto bambina vostra che la gallina ha fatto l'ovetto e lei sta tutta ubriata. Ma non a me, non è. Dice già la mamma che su qua stesse l'ovetto. Ma cammini, ma la gallina ha fatto l'uovo. E quando ci ha bruciato, mazzo, dai! Mia moglie, bene, non la vado a piangere, quella la manda mamma mia. Ma che la metti qua? Metti qua. Voglio capire una cosa? Voglio capire una cosa? Ma che te mi sei ingato? Che ti è ingato? Che capire, ingato? Tu ti sta zitto, tu mi fai sta carità, tu mi fai fame, mi fai fame, ti sta zitto, mi fai fame, mi fai fame, mi fai fame, ti sta mi fai fame. Oggi è una settimana merceria, ma non ha già cattato 10 litri di barrichini, ho lì so forno, ho spicca e spanno, spetta e ho fritta, sì. No, ma mori che ho fritto, non mori né fumo che è. Ma state zitta, ci fa una cisca ancora. Ma come sei cattivi, tu? Chi sto muovendo, io? Ora mai più, Rosalia. Donna Rosalia! Chi è? Uliona! E battete allo zoo! No, e fammi sentire, ho fatto il voto di un quarto d'ora! E venite, venite! Sono proprio curiosa! Arrivo! Sandokan! La tigre della modestia, arrivo! Ah, brigadiere, io sono troppo sicura di quello che ho visto. Sì. Qua tutti quanti nel paese dicono che io sono una sognatrice. Ma qua ci stava un altro Don Armandino. E sapete chi ci stava con lei? Ci stava Don Umaro. Io sono muta, brigadiere. Ma tu stai parlando però. No, guarda, ma quella è la vostra impressione. Ah, la mia impressione. Ah, San Giacchi. Che ne ci dai? Tu paese di sci? A caserma di sci? Ma come è a non me ne parla proprio, caro tenuto. Comunque non perdiamo tempo, eh. Dobbiamo parlare un'altra volta con Don Armandino, perché prima non mi ha convinto per niente. Vabbè, ci accettiamo. Don Armando! Don Armando! Qui, andate voi toccare. Aspetta, collega, accertati che sia il vero. Come vi chiamate? Mi muovete chiamati, mi chiamo Armando Scapeggia, che ho sapito! Ah. Piace la scapeggia. Con un po' d'aglio la mangio sempre. Entriamo. Fateci stare. Ma perché si trova la mela, Giacomini? Ah, mamma mia. Mi sono mannanzata tutto a me. Ho scritto un burzolino. A rullaggio mi sono questo burzolino, io non lo so. Non mi ricordo. Uè. Oh, ma l'hanno mangiato una battezza. Che sto parlando, che li sono chiuso da che? Sicuramente la chiamata mi ci fa inzamutare! Ma poi manca una settimana sposata! Guarda là! Esci da fuori! Esci da fuori, ti faccio niente! Ma ci posso uscire, ma che? Esci da venire di muovere, come un po' paluto! Ah! Esci da fuori! Esci da fuori, la giacina! Che mi hai fatto a me? Che mi hai fatto a me?
Shut up! Ma che come va? Shut up! You understand? Ma no! Shut up! Stomach non lie! You understand you me? Yeah? Ho avuto qualche che tu! Ma cosa dici? Mia arma! Mia fa fa, questa tutta mia fa fa! Oh, ma non è che non mi ha mai passata così, Armando! Ma non so come trega! Io trega più selvaggio, più trigona, io trega più gelata! Ma che ti è da sacco? Tengo a pupa! A pupa? A pupa non la tengo io! Ma fosse passata per la farmacia! Ehi, shut up! Statici! Ma no, capito? Ma perché fa così? Statici! Shut up! Let's go! Beautiful! No, 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 vai! E la c***o! Si va a fare beautiful con che? No, c'è chi a me guardi! Ma c'è chi a me guardi, guardi! Ma non c'è sempre il caso, lei! Armandino, state tranquillo, vi difendiamo noi, ma non siamo certi che lui verrà qui. Ma no, no, non mi sta facendo, mio marito sta là dentro con quello. No, no, non mi sta se ne rendendo. Oh, è concubino. E quello concubino, che lo si dà una mamma, arrestatelo. No, signora, ne senti proprio per avvisare. Il zosi non Armando, è evaso dal carcere. Ma non è evaso. Eccolo qua, eccolo qua. Ma non è che sto passando, ma sto capendo niente. Tomo! Ma non è, chi mi ha già passato? Signora, allora vi siete baciati all'assassino. Veramente? Però state tranquille, sappiamo che sta qua e abita a breve. Ma non mi sono baciato con l'assassino? Ma no, come va se bene? Tomo! Ma non, ma non ti preoccupare, quello è il comandante qua, il commissario subito l'arresta, capito? Non ti preoccupare. Adesso lo arrestiamo subito, signora, che sono panzarotta, la cosa che si fa, vieni a mangiare, via. Vabbè, lo arrestiamo subito. Ci sono delle conseguenze gravi pure per voi. Perché mi può succedere qualcosa pure a me? Potresti rimanere vedova. Qualcosa è niente, altre molte cose pronte. Lo voto. Mo morte, son chi? Non ti preoccupare, faccio una bella festa, faccio ballare un paese santo, vedo pure a loro. Ma te fissate troppo si fatto, voto! Don Armandino, state tranquillo, io e i miei uomini siamo a completa vostra disposizione. State male a noi. No, chiamo noi, cioè, è meglio che chiamo. Hai capito, chiamo noi. Lo voto! Che pressione, fatto vorrei. Roma, Maronna, ma a te una pupa! Che sta pupa? Signori miei, siete in pericolo, è arrivato il vostro sosia, è un assassino, ha avuto, ma parlo, e mi ha contato tutto! Lo sapevo! Ma io non so come lo dico! Lo voto, chi da me? A voi avete paura che il voto non è andato a voto! Maronna, voi è sto voto, non c'è una cimicchio! Ma quelle che così è un fatto! Ma portatelo dentro, magari un altro un po' in un bicchiere là! Maronna, che veramente si sta scimunendo, c'è sempre voto! Voto! Ma voi state qua! Chi è? Chi se l'aspettava? La pupa! Ma non che stavi sa, pupa, si è fatto chi è? Voto! Ma portiamolo dentro, Ian, ma passo io a vedere come sta! Voto! Aspetta, mo faccio i miei biglietti e ti faccio votare da tutti quanti, capito? Voto! Fammi capire, tu a chi hai incontrato? Io ho incontrato Don Armando poco fa, ma chi gli stai parlando? E mo invece stai votando, io non so capire niente. Ma quello non era Don Armando, quello era il sosia, il killer, il boss! Che tu mi arraugliato! La pupa! Pure tu la pupa! E raccontami tutto, forza! Tutto proprio no! Gente, allarma, quasi in pericolo tutti quanti! Ha detto la formica che avete tutto là, ha detto che stanno crollando tutte le case, addirittura ha detto che tra poco crollerà la casa delle signore in Pecivenga! Fammici, avete capito? Il voto, ne state mantenuto! Sì, ho capito, ma mo' andiamo, da mettere pure tu! Oh, ma mi scemo credere, capito? Maronna mia, ma sto... giornate che schierate, sto fatti strutto, posso bene! Ecco! Ma che sta succedendo? Uno non si può distare un quarto rotto, la si può trovare in un paese arrugato. Da oggi in poi penitenze e voti solo con te. Bravo. Madonna, che trasformazione. Cacchio, hai fatto chiacchio. Don Elvino, non avete idea. È stato come sparare una batteria di fuoco d'artificio con tante di botta finale. Pasquali, non esagerare.
Tu non hai butticelle sparate. Ma che succede? Ma che succede? Avrete capito che il voto non è mantenuto! Dici, ma che è successo? La pupa! Mi ha legato il pane e mi ha legato! È bella mandata! Ma sulla merda non succede mai niente! Senti, ascoltatemi, quello è pazzo, è pericoloso! È proprio così! Sì, perché lui non è un killer qualsiasi. Lui è malato, ama tutte le donne e tutte le vuole baciare, c'ha uno schema fisso. Prende la donna, la bacia, poi tira fuori questa pistola che lui chiama la pupa, la donna si dimena, patatrac, parte il colpo. Per questo è ritenuto pericoloso. Commissario, però voglio dire una cosa. Se uno si sta zitto e non dice niente, non succede proprio nulla, anzi. Ma è per me possibile, ogni volta che era paocco tu, a me la ramificazione in testa si aumenta. Madonna mia, però che ne tu ha. Luana ha ragione, perché pure con me, come è stata brava e gentile, e chi sono scordicchio? Voto! Ma loco, che fanno i fatti? Facciamo una cosa, noi chiudiamo a donna Armanducci, quello è dentro la casa, e così quello che incontriamo è chi l'è. Ottima idea! Ma perché non viene mai a voi questa idea? Ottima! Dobbiamo collaborare tutti, anzi tutte, chiudite varinde, non lasciate chiude, ricordate, meglio scavere quanto avere, cavarista dicere è meglio ci sta accorto, cambrica paura, corpa! Organizzazione! Chiudiamo la mano! Forza tutti quanti! Sono cresciuto per colpa tua, non mi hai fatto mantenere il voto perché mi hai fatto fesse, capito? No, perché se tu facci la vita veramente, mo sto fatto non succedeva. Ma tu avremmo messo a che affari? Essere fermo. Una volta e mezzo. Parrucchia, io non tengo proprio sciosto! Sono l'unica di tutto il paese che non ha avuto bacio! E non sei contenta? No! E voglio un bacio! E voglio avere proprio! Ma quello è un killer pericolosissimo! Non hai paura che ti uccida! Ma perché se ne fuori? Io me ne fuori! 100 Ave Maria e 500 Madonnotte! Parrucchia, io voglio ricevere una cosa! Ha già avuto un bacio e ha già visto pure la pupa. Ma quello è un killer, lo vuoi capire o no? Parrucchia, io notte non dormo più. Killer o mezzo killer? Killer, mi ha fatto tornare a voce. Si ha fatto tornare a voce, ma ti ha fatto perdere la capa. La verità, Parrucchia, killer non mi ha voluto baciare. Il l'ha chiappato per la rete e l'ha giuntato in quella storia, ma... Il l'ha girato e l'ha giuntato in bocca a Malio. E poi te ne dà sta foglia. Ha già visto pure la pupa, che il ci voleva sparare. Ci siamo messi a cosciare tu quello e ce ne siamo fuiuto. Ma voi siete le sorelle del demonio! Noi ci volemmo sposare. Siamo rimasti sotto a botta impressionata. Va già fa una doccia con l'acqua santa! Ho fatto peccato mortale, io per salvare la mammina di Mimì ho baciato il killer e che bacio e che pupa! Scostumata, te la fai fatta toglia! Sto paese si è arrabutata! Ma è mai possibile? Dopo 15 anni di onorato servizio io non potevo mai che stia fermo. No, carotano, ma che idea che te fai? Collega, tu fai la voce di donna, sennò questo ci scopre. Gli faccio la voce di donna, E tu parli proprio tu con quella voce che dici. Noi siamo in missione segreta, noi dobbiamo sembrare due femmine, così quello viene vicino e ci vuole baciare. E noi l'arrestiamo. Ai caro te, non male che troppo capo! Come sono? Come sono? Come sono? È tutto in disturbo! E bello, tu armato! Mi ha baciato! Ti ha baciato! E che bacio, e che tu! Ma come? E perché non l'arrestato? Dove stai? Voi la dovete finire di dare la colpa a questo voto!
Donna Riva, voi non vi rendete conto? Qual era il voto? O mi sposo la più grande o cadrò in un baratro e il paese insieme a me. Proprio così. Ma voi mi fate venire certi dubbi, ma la religione non è superstizione. Donna Riva, che dicevo, quello è quello, anzi... Io ho consigliato a Don Elvira di andarsi a prostituire e così noi il voto viene mantenuto e salviamo il paese. Meno male perché mi sto mettendo troppo a paura. Anzi, mi raggiungono tu non credi che mi appauravano questo. Che cosa sta creando un paese pizzo senza niente? Tengo una casa senza sé. Oh, signore mio, illumina questa gente, sì, illuminala. Ma con un fulmine in capa, a cui si acchiappano una bella scossa e si appassano. Aiuto! C'è caduta la casa in cuore! Ha ci salvato solo l'uccello! La colpa è del voto! Non è stato mantenuto, bisogna prendere provvedimento! Fu! Stato ma buono che mi basta a coprire! Uè! Pumero! Se ne è finito l'uccello! Cucu! Cucu! Pumero, lui! Cucu! O lui! Tagli tutto l'ancella! Vi ospito in sagrestia e bronca pure un bel bicchiere d'acqua! No! Sta a fuoco l'ancella! Andiamo dentro! Dentro! Chi se la tua? E la dite là ci vivo io che sono due assatanate mi violentano! Pasqualino, e io permettesse una cosa che sto, tu te ne vieni a casa mia. Ma tu eri ricco, e loro tempo che pagare, faccio felice e me ne sali subito dopo a tutti. Sì, ma dopo te lo fai un altro quarto d'ora di voto. 18 minuti. Ma nonna, per 3 minuti non saccio se mi conviene. Non c'è sta nessuno, ma di sicuro mi metti scuola! Ma certo non c'è sta nessuno, vieni! Ma nonna mia, mi metti troppo scuola! Mamma mia! Però che mi fa? Che mi fa tramo sto capandello, cai? Venimi a Napoli, facciamo sta vita e salviamo sto paese, dobbiamo andare in voto! Io sono pronto! Azzuani, certo che è vestito così, sembra proprio di quella! Sembra? Che le porta a bandire? Si mi avresti marito! Si mi avresti mammina! Oh, ma nonna mi sente, ma la macchina sta in moto! È pronta? Ma tu ti hai imparato a camminare? Sì, ne faccio imparato, ci fa così! Diamo? Brava, diamo! Io lo sapevo, i tacciacucciati! Tu credevi di avermi addormentato, invece no, perché ci ha messo all'acqua in te goccia. Su culo! Ah, ma capite veramente il suo vero nome! Edoardo, ma non è come pensi! Io la sto aiutando ad attuare il voto! Mi ha messo a fare la vita! Stiamo facendo tutto questo per salvare il paese! E se si parla di voti, ci devo stare pure io, vengo pure io a Napoli con voi! Ah, ma lui ha caduto muito, se non vengo pure io! Chiamiamo Genia, ci fate compagnia, ce l'ha una cosa di e sta così, chiamiamo! Ah, io volevo divertire un po'! Bambina, divertire! Ma aspettate, avviate, faccio chiudere la porta, mi scusate, chiudiamo! Ai canna bambolo, vai! Però, chi se mi sta nascendo per draga? Ma chi se mo chi è? Is, non è is? Oh, ma non un circo è questo? Un circo è sordi, arma, se tu fosse! Look at my face! Co? Look at my face! Look at my face, allora! No, è fare capire una cosa menata, io mi conosco! Ma che c'è che c'è la pupa? Madonna, chi l'è? Abby, è pure mia, no! Oh, mamma mia! Oh, chi l'è? Addio, mia bella Napoli! Mai più ti rimetterò! Avete cambiato idea? Ma che si non faccio come vengo, come se mi bello? La cognata faccio! Ma buonasera, donna Mia! Mi pupa! Ma faccio la mamma lì, tu si spara! Ma chi? Ma chi? Non sparare il manduccio! No!
arriva! Non arriva! Ma come siete combinati? Tu non lucca così a me, io vado a sé, perché sennò sono costretta a kiss pur l'uomo, basta pur l'uomo, io vado a sé, e mo ti sparo pure a te. Ma non, che occhi penetranti. Formichella, formichella, voi già sapete tutto, forza, scatenate il formicaio, io ho arrestato Achilleo, uno purito, uno purita. Quezzela, mo ci conto anche pendolato. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Dato posto è suia. Oh no. Ma faciste chi lo soffizia? Ti piglia sta lettera mia, e vestito mio, o posto mia, famora. Ha ragione, sia così. E che già fa, io ti gelosia. Dice, ma come, una femmina che sta manera, lava una sorta d'oro, una strutta e tacche, che la Napoli porta c'è anche in testa. Ehi, una femmina che si è chiesa, rimaneva con una franca e mosca, ma scusate per tutto quanto, e scusami pure tu, ma mi dispiace che il paese se ne sta carendo per colpa mia. Quelli voti esistono, i santi esistono. A volte sono come creature, si pigliano gol. San Giacchino, amo, perdonami pure tu, fammi quello che vuoi. Indifferente me. Quindi, che se fosse la più grande, c'è quella che mi era sposata. E tu mi dici che se non va a fare, sei già tutto. Poi ti aggiungo con piccola bucina. Con piccola bucina. E no, San Giacchino sbaglia. San Giacchino, qua il voto è stato mantenuto. Ma tu capisci? Una femmina che fa festa ogni testa, fa festa in un paese sana, di sicuro è la più grande. E chi l'aveva ragione? Aveva ragione, nonna Patrucci. Il voto è stato mantenuto perché solo la più grande poteva fare festa a essa e a tutto quanto in un'unica. Esatto, la più grande, ma sempre dopo mia moglie. Dunque, se i fatti stanno così, ecco, se lei è la più grande, o vuole stata mantenuta. Ma certo. L'assassino è stato arrestato, il paese è libero! Mi chiedono perdono a tutti quanti. Io volevo fare un dispetto a donna Armanda che non mi aveva sposato. Poi ho capito chi era Franchi e che capo teneva. Mamma mia, non vengo proprio sciorta! Appena mi stavo passando me l'hanno guardato. Claudia! Box Populi, Box Day, e finalmente va vita fatta capace! Ah. Ma guardate un po' che là che sta. Chi sta? Oh, farmacista. Oh, meglio cliente mio. Ah! Ehi, era veramente! No, poi mi ha già fatto il corno subito! No, a me mi guarda proprio perché io non sono con scarta e nessuno. Anzi, sai cosa faccio? Mi piglio a questo e mi porto a Napoli, signora! Prego! Lasci fare. Adesso devo mantenere anche io il mio voto. Come promesso, ti sposo con grande sacrificio. Grandi festeggiamenti! Finalmente, dopo 30 anni, ha ceduto al mio fascino una parola. Piaccio! E ha già capito una cosa. Cari santi, non devo fare più voti, solo messa e candela. Sì, è
fiora! Ma di lei, sante, sommano come a lui. E certi poti si ammescono in mezzo a lui e ci brogliano il cervello. E quando ti pare che tutto è fornuto e che non ci sta scampo, piglia e ti fanno scinuraggio solo. E brava Don Pasquale, voi ci avete capito tutto sin dall'inizio. Io e voi ci conosciamo, guardavamo in faccia, guardavamo rin dall'occhio. Come si dice? I santi si mescono in mezzo ai vivi. Ecco. Gente, gente, scusate, ma pure noi a volte vi dobbiamo prendere per fessi, come voi fate con noi. Formichello, formichello, torniamo a casa, sì, ma ne vengo pure appresso a voi. È proprio così, San Gioacchino, sono io. Avete fatto scendere. Avete fatto scendere Santa Cela, ma questo è paganesimo, vabbè. Dulcis in fondo, tutto è ben quel che finisce bene. Pascalì, va, suona il campana, va! Subito, licenziere, forse suona il campana. Sì, sì, va! Va per il campana, mi dispiace che l'hai fatto passare un sacco e vai. Uffne, ma tu non vuoi ancora come moglie? Certo, come faccio tu lì? Io ho sposato la più grande, mia moglie, la più grande. Vieni a capire, kiss me! Madonna! Madonna mia! La pupa! Thank you.
grazie, grazie. Bella è che ci siamo rivisti, è vero, grazie. Abbiamo passato qualche momento brutto, speriamo che ci riusciamo presto, siamo qui alla coda, voglio sperare, ma finalmente ci rivediamo, finalmente stiamo riprendendo piano piano il nostro ritmo. Non è stato semplice mettere sullo spettacolo, non avete terminato sguardati dal buco, già la c'è. Però l'abbiamo fatto per voi e ci fa molto, molto piacere. Grazie, grazie di cuore. Da quando abbiamo iniziato, cioè dal 30 aprile, nessun caso di Covid è successo tra noi e né tra il pubblico. Quindi il posto più sicuro è questo, non il ristorante. Perché qua, meno male, le mascherine le dovete tenere. Qua, meno male, è grande come struttura. Quindi ci siamo tranquilli, ma no, tengo paura di utriate, però vanno a mangiare. No, il posto più sicuro, a mio avviso, in questo momento è questo. E sto vedendo, abbiamo anche constatato tra il nostro pubblico, fino a mo, nessun caso di Covid è scoppiato. Quindi, signori miei, io faccio una bella rattata. Quindi siamo tranquilli. Un ringraziamento speciale al gruppo Terza Gioventù, capitanato da Giulia Schiavo. Grazie. A me si dà anche grazie, perché la Terza Gioventù che esce per andare a teatro è coraggiosa. Grazie. Bravi. Grazie. Poi c'ho un mio sconto da sempre. Non mi fai zap che c'ho un mal di schiena. Ma noi per questione di Covid non ti facciamo alzare. Grazie Ciro Aurilia. Grazie. Grazie di cuore per quello che fai per noi. Perché grazie ai nostri sponsor il biglietto è 10 euro, perché signori miei, portare avanti un teatro del genere solo a 10 euro, è poco, ci usiamo. Però a me sapete, perciò grazie agli sponsor che aiutano e collaborano che il prezzo diventa sempre popolare. Il nostro, lo ribadisco, è un teatro popolare. Ultimamente sto scrivendo io, questo testo pure l'ho scritto io e spero che vi sia piaciuto, perché a noi piace portare cose nuove, se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo almeno non diciamo abbiamo imitato chi, abbiamo imitato l'altro, no, abbiamo fatto noi stessi, punto e basta. E questo è il nostro laboratorio, ma umilmente, perché io tengo 55 anni, qua tutti quanti stanno, non vogliamo arrivare a nessuna parte, vogliamo arrivare nei vostri cuori e nel vostro sorriso. Grazie, grazie. Allora, la pizza da Gianni a Pesuro fino a 9 euro pizza e bibita, poi il 21 abbiamo messo un'altra serata, sabato 21, passate parola, grazie, ci fa piacere questa cosa, non credevamo di fare tante serate, perché tutti chissà se aggiungerete, siete venuti, siamo contentissimi e commossi. Un ultimo applauso lo devo fare, visto che questa sera c'è una parte di famiglia, a Don Luigi Ascione, che a causa, per via riflesse del Covid, l'abbiamo perso. Un applauso grande. È sempre per lui, abbiamo avuto questa grande perdita proprio nella prima pandemia, terribile. Basta. Saluto tutti, sia Ciretta, sia Lucia. Grazie! All'uscita c'è un CD di alcune musiche del teatro che ha scritto Decio delle Chiavi. Bravo! Con 10 euro, con delle bellissime cose all'interno. Con 10 euro potrà a casa una cosa bellissima. E non potete più la guerra, la televisione. Sentite un CD Decio. Ok.